Mi piace dire strada provinciale 662 perché tale è questa strada che da quando è stata, diciamo, realizzata negli anni 60 ad opera della provincia regionale Messina con dei fondi della regione siciliana, non è stata mai classificata in altro modo se non proprio provinciale. Poi anche a questo, diciamo, può contribuire il fatto che la provincia regionale di Messina, periodicamente e quindi costantemente, sulla stessa arteria, così come in tante altre, diciamo, strade del territorio di Santa Catarina di Mitello, agisce con lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Noi, sin dal primo momento in cui il muro il muro di protezione alla strada ha subito i primi danni già dal 2014. Ci siamo intensamente interessati del problema della ricostruzione dello stesso e abbiamo sempre detto che non basta solo la ricostruzione del muro per risolvere il problema definitivamente, ma il tutto passa anche dalla progettazione, quindi la realizzazione di quei lavori di rifacimento di tutto il litorale, nonché di completamento dei lavori del porto. La ricostruzione del muro a sé stante non risolverebbe il problema, che attualmente si è ulteriormente aggravato nel 2015 e anche nel 2016. E questo può, diciamo, essere il preludio ad una situazione molto più disastrosa, perché come tutti noi sappiamo sulla strada insistono edifici molto importanti, quali la caserma della Compagnia dei Carabinieri di Santa Catarina di Mitello, il nuovo, diciamo, commissariato della Polizia di Stato, c'è qualche altra attività, diciamo, di ristorazione, tra non molto ci sarà anche una sede distaccata del Comune di Santa Catarina di Mitello. Da considerare anche che ci sono dei sottoservizi importanti, quale la rete del metano e un ponte, quello del Vallone Posta, che potrebbe, diciamo, in seguito all'ulteriore mareggiati che sicuramente ci saranno, essere notevolmente danneggiato, con grave pregiudizio per tutta quella che è, diciamo, la vivibilità di quella zona. Noi abbiamo fin dal primo momento cercato di risolvere direttamente, più che altro attraverso la provincia regionale Messina, che è proprietaria dell'immobile, della strada, e attraverso un finanziamento che in primo stralcio era di 650.000 euro, e che la provincia praticamente aveva redatto il relativo, diciamo, progetto ed era stato inserito nelle priorità, nell'elenco degli interventi che la regione doveva, destinare con i proventi derivanti dagli ex fondi ANAS, i cosiddetti fondi ANAS, però che in un primo momento pareva che questa scelta, questa via dovesse essere quella risolutiva, però poi la regione siciliana, cambiando i criteri di selezione del bando a cui sulle priorità delle strade, aveva deciso che praticamente questa strada non rientrasse in quelle caratteristiche che la regione richiedeva. Successivamente, dopo è passato del tempo, e quindi in un secondo momento, poi nel 2015, c'è stato un nuovo crollo di un nuovo tratto sempre della strada, e la cosa si è aggravata con un aumento di quelli che erano i costi per la ricostruzione del muro stesso, che invece che dai 650.000 iniziali si è passati ai 2.200.000 successivamente. A questo punto la provincia ha redatto un progetto esecutivo definitivo che è riuscito in un certo senso a presentare alla regione siciliana nell'ultimo mese di agosto, il 26 agosto, dicendo alla regione siciliana che il muro di Santa Catarina di Mitello, l'opera di realizzazione del muro di sostegno della strada 162, era stata inserita nell'elenco delle opere della provincia di Messina al quarto posto. Purtroppo, diciamo che la regione siciliana in quel momento aveva deliberato in giunta regionale
una graduatoria che non prevedeva il comune di Sant'Agata Militello, e per questo, siccome tutto l'iter ancora dell'assegnazione dei fondi ex ANAS non è completato, noi abbiamo chiesto alla Regione Siciliana, all'assessorato alle infrastrutture, di cambiare, diciamo, quella che era l'ordine delle priorità, della strada, degli interventi della provincia di Messina, inserendo proprio positivamente, nei 9 milioni destinati alla provincia di Messina, proprio il muro di Sant'Agata Militello. Aspettiamo risposte in questo senso. Naturalmente la nostra è una priorità primaria, forse la più importante in provincia di Messina in questo momento, perché è una realizzazione di una struttura vitale, proprio perché è un centro di particolare vivibilità e quindi fruibilità da parte della popolazione, e come essere stata colpita proprio nel cuore. Strade intraprese sono, diciamo, diverse, e non si tratta di approssimazione, non si tratta che l'amministrazione non abbia fatto alcunché perché si potesse risolvere il problema. Abbiamo seguito diverse strade, purtroppo in questo momento di particolare crisi economica e finanziaria di tutta la regione Sicilia, ritrovare le risorse necessarie e utili, disponibili prontamente per risolvere il problema, soprattutto per quelle che riguardano, i settori della protezione civile, ci hanno, portato, a non essere molto positivi, molto fiduciosi nella realizzazione immediata del muro stesso, e successivamente, il fatto di avere fatto una nota in cui si possa prospettare anche un disastro, e proprio anche in considerazione di quello che proprio sta succedendo e accadendo.